Ciao a tutti, mi sentite? Anche là in fondo, una sala piena, siamo commossi. Non ce l'aspettavamo a quest'ora, un'intera sala piena. Allora, io sono Federico Minzoni. Lei? Chiara Galli. Non poteva essere diversamente. Di cosa vi vogliamo parlare? Di un progetto che ci ha visto impegnati negli ultimi mesi. È un progetto, parliamo ovviamente di OpenStack, è un progetto che abbiamo voluto, sostanzialmente volevamo trovare un nuovo modo per amministrare la nostra soluzione OpenStack e rivedere tutto il processo di Continuous Integration and Deployment. Quindi vi parlo di un progetto, ma in realtà questo progetto poi l'abbiamo implementato, quindi insomma, progetto fino a un certo punto. Non è un progetto in cui partiamo da zero, di fatto partivamo da qualcosa di molto solido. La nostra soluzione è basata su OpenStack, sono anni che la manuteniamo. Di fatto usavamo però un unico principale strumento, uno strumento di Configuration Management, Puppet per essere specifici. Questo ci andava bene fino a un certo punto. La confidenza di quello che poteva essere poi tutto il mantenimento, la visibilità del sistema, diciamo era relativa, una relativa confidenza. Quindi sul nostro ambiente parliamo di ambiente ovviamente di staging, ambiente di produzione, parliamo di un ambiente cloud pubblico multi-region, quindi parliamo di tre region dove su ogni region abbiamo ovviamente tre controller su ogni region, quindi insomma un bel numero di controller. E la soluzione appunto che volevamo trovare era un nuovo modo per amministrare almeno questa parte, quindi i control, il control plane di OpenStack. Quando abbiamo pensato come realizzarlo, ovviamente abbiamo vagliato tutti i tool possibili e immaginabili di continuous deployment. Insomma, molti di questi tool proprio questa mattina abbiamo visto delle demo, quindi però a un certo punto ci siamo resi conto che la scelta di uno strumento non è affatto neutra, perché è difficile già trovare accordo in un team per quanto piccolo come il nostro, di fatto non trovare accordo su uno strumento non è così semplice, e quindi quello che abbiamo fatto è pensare al processo, quindi siamo partiti dal processo. Il processo di fatto, entrando un po' di più nel dettaglio, ripartiva sì da quello che usavamo già, ma in particolare da nuovi aspetti, nuove caratteristiche che volevamo assolutamente raggiungere. La prima è la change management, cioè non solo volevamo tracciare le modifiche al nostro codice, ma volevamo, non ci bastava solo dire ok, è cambiata questa cosa e quindi il versioning, ma volevamo proprio una soluzione in cui si potesse fare la review, quindi abbiamo utilizzato, poi gli strumenti ne parleremo dopo, ce li racconterà Chiara, ma di fatto volevamo degli strumenti che ci consentissero di gestire proprio qualsiasi modifica con un processo collaborativo. Questo poi ovviamente innesca una distribuzione anche delle responsabilità, no? Tutto il team a quel punto è responsabile del processo. L'altra caratteristica che deve avere questa nuova piattaforma è sicuramente riuscire a rendere ripetibile e completamente tracciata quella che è il deployment, quindi dalla modifica fino all'ambiente di staging e poi di produzione, quindi tutta quanta la pipeline. Quindi la prima cosa era proprio di rendere, diciamo, automatizzare, quindi insomma quella è la via, quindi non si può più mettere mano ai sistemi, tutto deve essere centralizzato, definito in un processo e azionato, triggerato da degli eventi, ovviamente la modifica, la review della modifica, ma a quel punto non si mette mano sui sistemi e la modifica che è stata accettata deve poi finire in tutto un processo di validazione fino al live. Per ultimo ci serviva, per
perché più automatizzi, più ti serve un sistema che ti dia confidenza poi che il sistema effettivamente sia operativo. Quindi abbiamo pensato fin dall'inizio un processo, in questo processo proprio una componente di continuous validation. Quindi test, benchmark, tutte e tre le caratteristiche dovevano essere nella soluzione che progettavamo e poi andavamo a implementare. Tutte e tre diciamo rappresentano proprio l'obiettivo che ci siamo dati. Poi di fatto dovevamo declinare questo progetto, quindi la teoria, insomma, declinarla in pratica. E qui la scelta è stata quella di utilizzare gli strumenti più consolidati, quindi non inventarci dei nuovi strumenti, ma utilizzare proprio gli strumenti più consolidati, gli strumenti che si integrano più facilmente. Ma ho già detto troppo, passo la parola a Chiara. Ok, allora cominciamo a vedere gli strumenti che abbiamo utilizzato. Allora, prima di tutto Gerrit, che è il nostro punto di entrata nel processo. In Gerrit abbiamo modo di tenere il versioning delle modifiche e anche un punto di condivisione, in quanto viene richiesta una review agli altri membri del progetto delle modifiche effettuate. In questo modo la modifica deve essere validata dagli altri membri. Il secondo strumento è Jenkins, che è il nostro punto centrale di amministrazione. È anche lo strumento che ci permette di avere la visibilità del nostro stato di OpenStack che stavamo cercando. Okay. Poi abbiamo Ansible. Ansible ha preso il posto di gestione delle configurazioni, quello che prima era gestito da Puppet. L'abbiamo sostituito con Ansible. È anche il punto dove viene tenuto l'inventario di tutte le macchine. Poi abbiamo utilizzato Docker. L'abbiamo utilizzato su diversi livelli. Ad esempio Ansible viene lanciato da Docker, ma anche i servizi di OpenStack, per ogni servizio c'è un'immagine Docker e l'immagine contiene tutti i file necessari all'avvio del servizio. Le immagini vengono archiviate in un registro interno. Abbiamo utilizzato Portus come archivio delle immagini Docker. La scelta è stata dovuta anche al fatto che Portus ci permette di avere un sistema di autenticazione a registri e di profilazione. Infine Rally. Allora, Rally è... ci ha permesso di avere la visibilità dello stato del nostro OpenStack su diversi livelli. Inoltre abbiamo verificato che si integra molto bene con Jenkins. L'abbiamo utilizzato sia per fare... i test di Rally verificano sia le modifiche fatte agli altri servizi, quindi i test partono quando viene modificata l'immagine di un servizio, sia come benchmark. Faccio io un recap di tutti i tool utilizzati. Adesso qui abbiamo usato i loghi, quindi insomma prima vi abbiamo fatto vedere con delle immagini che, se vi annoiava la spiegazione, almeno potete vedere dei bei quadri. No, a parte gli scherzi, i tool che vi ha descritto Chiara sono i tool che abbiamo scelto e rispondono perfettamente a quello che era lo scopo iniziale, cioè risolvere con degli strumenti la change management. Per farlo non ci siamo inventati nulla. In OpenStack tutti conoscono il processo con cui davvero si costruisce OpenStack, che è quello a partire da Gerrit, che sostanzialmente controlla i repository di Git. Abbiamo un repository per ogni servizio, c'è un discorso di profilatura e autenticazione e di ruoli, nel senso che alcuni di noi sono i contributors dei servizi, poi c'è una parte del team, i project owner, che effettivamente vanno poi ad accettare le modifiche.
questo processo collaborativo, per quanto poi innesca quelle che sono davvero la messa in opera delle modifiche. Quindi vengono prese le modifiche, vengono containerizzate, quindi Chiara ha parlato di Docker, noi abbiamo scelto di utilizzare, di containerizzare tutti i nostri servizi, quindi sostanzialmente abbiamo creato delle immagini, le abbiamo definite noi, per ogni immagine c'è un'archiviazione, nel senso che tutto quello che viene preparato, tutti gli artifact vengono effettivamente mantenuti, etichettati, cioè immaginate che una volta che la modifica parte, quel codice lì poi viene portato in tutta la catena. Quindi andiamo ad archiviare l'immagine per poterla poi distribuire sui controller. Quindi sui vari controller a un certo punto viene creato il container basato, partendo da quell'immagine. Quel primo container ci serve esclusivamente per i test, quindi utilizziamo Ghost nella fattispecie per fare dei test sui permessi, sulla raggiungibilità delle porte, quindi dei test, un po' degli unit test, chiamiamoli così. Poi invece se questi vengono superati, di fatto andiamo a fare il deploy vero e proprio, quindi andiamo a fermare o facciamo un rolling update sostanzialmente, quindi andiamo a creare un nuovo servizio, andiamo a spegnere quelli vecchi. A quel punto siamo live, però vogliamo fare un ultimo test e quindi la continuous validation arriva proprio, si innesta qui. Utilizziamo Rally con un set di test, di scenari, come si chiamano poi in Rally, per verificare che le API di quel servizio sono funzionanti. Questo è proprio il compito di Rally. Mi sono dimenticato Ansible. Ansible di fatto ci serve per la configurazione, quindi abbiamo scelto di trasportare la configurazione sui sistemi con Ansible. Quindi diciamo questo era un punto abbastanza discusso, ho partecipato prima al talk appunto proprio su come si containerizzano i servizi OpenStack e di fatto anche lì, no, c'era questo tema, dove sta la configurazione. Di fatto noi, avendo tre region e due ambienti, abbiamo diciamo deciso di tenere la configurazione fuori dal container, ma abbiamo un processo anche lì automatizzato attraverso Ansible. A un certo punto abbiamo acceso il sistema, no? e di fatto, come insomma, facendo girare tutti i deploying, scopri tutto rosso, e questa qui è un po' la sensazione, no? Quindi lo shock da ok, adesso finalmente ho visto tutta l'operatività del mio ambiente di staging. Perché questo non è poi problematico? Perché non è problematico arrivare a questa situazione, quindi avere anche tutti i rossi? Perché noi abbiamo due ambienti, abbiamo staging e produzione, quindi utilizziamo la stessa identica pipeline, la utilizziamo per lo staging e per la produzione. Quindi naturalmente questo problema, e ovviamente abbiamo tutti ambienti davvero simili, quindi quello che i problemi li riscontriamo in staging, dove una situazione del genere, certo, vuol dire che dobbiamo, diciamo, metterci sotto a capire i problemi e sostanzialmente risolvere. Ma è un processo che guida, quindi con confidenza ci guida alla manutenzione, all'operatività dei nostri sistemi. Sempre con Jenkins abbiamo fatto una dashboard per Rally che ci mostra lo stato dei servizi dopo che sono partiti i test di Rally. Allora, abbiamo scelto il verde naturalmente per i test andati bene. Il giallo indica che almeno un test è fallito, mentre il rosso ci indica che proprio i test non sono partiti. Quindi probabilmente c'è un problema di configurazione. Sempre da Jenkins abbiamo la visibilità di questi grafici in cui possiamo vedere qui ad esempio la tempistica dei test, il tempo che ci hanno messo e allo stesso tempo i test che sono falliti, e ci dà anche un'idea dell'andamento della
Sì, esatto, del trend. Per esempio questi test sono di Nova e possiamo vedere che dopo un andamento altalenante in cui i test fallivano si è stabilizzata anche come tempistica. Sempre da Jenkins possiamo vedere questo che ci indica con esattezza quanti sono i test eseguiti e quanti sono quelli falliti. Possiamo poi vedere il dettaglio dei test, ogni test corrisponde a un singolo scenario di rally e di ognuno possiamo vedere poi nel dettaglio l'output che dà rally durante l'esecuzione dei test. In questo modo, in caso di test falliti, possiamo esaminare con più dettaglio la situazione. Sì, rally, per chi lo utilizza, insomma, è davvero un tool versatile, nel senso che lo si può usare come tool, come servizio, anche una sua dashboard. Noi abbiamo scelto di integrarlo il più possibile in Jenkins, cioè a un certo punto volevamo che su Jenkins ci fosse quasi tutto. E per farlo abbiamo sfruttato un'integrazione basata sul fatto che Rally può esportare alla fine dell'esecuzione degli scenari, può esportare in formato JUnit, cioè i test, diciamo, che restituisce JUnit. A quel punto Jenkins può leggere quel formato e graficarlo, quindi sostanzialmente in Jenkins noi abbiamo tutte le build, lo stato delle build, abbiamo i monitor per vedere effettivamente come è andato la pipeline, però abbiamo anche l'esito dei test e tutto lo storico dei test. Diciamo, questo è il lavoro di integrazione. Tutti gli strumenti che vi abbiamo fatto vedere sono integrati fra loro, soprattutto come utenze, autenticazione, profilatura, quindi sostanzialmente mettendo poi in LDAP tutto quanto questa parte abbiamo chiuso un po' il cerchio. Di fatto l'obiettivo poi è stato ovviamente far diventare tutto verde e insomma la fine è questa, insomma, riuscire a con confidenza a gestire tutti day by day, insomma, il mantenimento di tutti i nostri servizi e progressivamente applicare questo modello anche poi alla parte dei nodi di compute. E di fatto poi, come potete immaginare, questo processo che vi abbiamo raccontato va bene poi per qualsiasi software, insomma, è molto riutilizzabile. E è una presentazione volutamente non troppo tecnica, non siamo scesi nei dettagli, vi abbiamo tenuto a un livello, insomma, di immagini magari un po' più astratte dalle interfacce di Jenkins, che per quanto poi non è neanche così bella. E però se avete domande invece poi tecnicamente su come abbiamo realizzato tutti i pezzi, insomma, siamo qua. Domanda semplice: Rally però non l'avete usato per il benchmarking? Allora, giustamente tu dici benchmarking, sì, nel senso che i dati che... Allora, qui tu hai una visibilità sui tempi di risposta, lo puoi avere complessivi, qui insomma effettivamente non abbiamo dettagliato troppo, ma hai la durata di tutto lo scenario, quindi tutti i test di Nova, adesso facciamo un centinaio di scenari, giusto? Quindi hai il tempi di risposta di tutto lo scenario, di tutti gli scenari su Nova, poi hai anche i tempi di risposta di ogni singolo scenario, questo nel tempo, quindi tu sostanzialmente vedi il trend, cioè se per benchmark di fatto tu vedi, cavolo, perché adesso i tempi di risposta sono alzati così tanto? Questo poi, diciamo, su questo non c'è un senso, che questo è, parlando proprio di visible ops, no? Un po' il tema del talk, di fatto questa è l'immagine, non l'abbiamo trasformata in un allarme o direttamente in un trigger. Qua abbiamo lavorato sul concetto invece di SLA, che è un'altra cosa che può fare Rally, molto interessante, per la parte di verifica dei servizi, cioè quando di fatto vedete questo rosso può voler dire tante cose, questo ovviamente sintetizza lo stato del servizio, ma
di fatto, no, può portare a una situazione di rosso, insomma, di failure, il fatto che sia fallito la build, sia fallito il test, il primo test, sia fallito il deploy, sia fallito la verifica. Ecco, qui non ci serviva tanto avere un tempo di risposta, non ci interessava l'informazione numerica del ok, adesso il tuo servizio risponde in. Ci interessava avere il check degli SLA. Quindi alla fine, ultimissima cosa che fa la pipeline è fare il check degli SLA. Gli SLA ovviamente sono stati scelti da noi, quindi se nel nostro caso sappiamo che andiamo a testare Glance, vogliamo eseguire alcuni scenari di Glance, di Rally, ovviamente eseguiti da Rally, andiamo a fissare nel test, andiamo a fissare che lo SLA è su tutti e tre, non so, le richieste che fai devono essere positive e i tempi di risposta non devono essere superiori a 10 secondi. Lo SLA ci serve per la verifica. Il risultato di Rally viene importato come risultato di JUnit, che Jenkins riesce a vederlo. Rally è sempre up o viene schedulata la sua esecuzione ogni quanto, come? Allora, Rally è stato containerizzato, di fatto è proprio il progetto stesso. Se andate su GitHub vedete che c'è un Docker file, quindi insomma non ci sono neanche dovuto inventare chissà che. E, di fatto, quindi è proprio un servizio, noi lo usiamo come tool. E alla fine del processo creiamo un container con appunto Rally, creiamo le due cose necessarie, cioè il deployment, che sostanzialmente è su quale region deve fare i test, quindi gli endpoint di Keystone piuttosto che l'autentica dell'utenza che deve utilizzare, e poi lanciamo lo scenario di test. Quindi viene usato così, diciamo, tipo function as a service. Tu dici il contenuto, i test veri e propri? No, è proprio, allora, adesso appunto non volevamo farvi vedere, ma proprio perché ci sembrava troppo anche diciamo soggettivo l'implementazione che abbiamo fatto, ma immaginate proprio la classica pipeline di Jenkins, no? L'ultimissima cosa, quindi l'ultimissima fase, l'ultimissimo stage è proprio questo, cioè andare a sul controller, su uno dei controller, ovviamente questo poi lo facciamo per tutte le rigi, ma su uno dei controller, creare il container con di Rally, prendere la configurazione, creare il deployment e avviare tutti i test. Tutto, anche questa parte qui, è sotto Garrett, quindi di fatto qualsiasi modifica alla configurazione, ai test, alla pipeline stessa, anche la pipeline stessa è sotto Garrett. Basta. Ok, noi comunque restiamo qua in giro, insomma, se volete altre informazioni.